C'era una volta, in un tempo non molto lontano, in una nobile antica città chiamata Cosenza, il cassonetto. Ora non c'è più. Potrebbe iniziare così, proprio come una fiaba, il racconto che narra il cammino della raccolta differenziata nella città dei Bruzzi. Come spesso accade nelle fiabe, dopo non poche peripezie, arriva il lieto fine. Agosto 2011. A Cosenza la percentuale di raccolta differenziata è del 6%. Il sindaco Mario Chiuto, a soli 2 mesi dal suo insediamento, annuncia la firma di un accordo con la società Ecologia Oggi, che risolverà in via definitiva il problema dei rifiuti grazie alla raccolta differenziata porta a porta. Ottobre 2011, inizia la raccolta differenziata e una massiccia opera di sensibilizzazione dei cittadini, attori protagonisti di questo importante processo. Le difficoltà sono state che i cittadini non riuscivano a capire bene come differenziare i rifiuti. Abbiamo aiutato il cittadino a capire come il rifiuto andava differenziato. L'anno 2012 si chiude con un primo risultato positivo. La raccolta differenziata è arrivata al 15%. In crescendo anche il 2013 con il 22% di raccolta differenziata. Ma l'amministrazione comunale di Cosenza non è soddisfatta e mette in atto una serie di iniziative di premialità per sensibilizzare ulteriormente i cittadini. Intanto, con la firma di un importante protocollo con il CONAI, inizia una nuova era. Nasce un ufficio startup per informare i cittadini e viene istituita la figura del facilitatore ambientale. Consegniamo i kit e tutte le attrezzature con le buste, spiegando con una brochure che poi si trova pure all'interno del kit le nuove modalità per poi far sì che le persone possano fare bene la raccolta differenziata. L'ufficio si occupa di gestire quello che è il lavoro dei facilitatori, che poi si recano presso le utenze cittadine a consegnare le attrezzature per quanto riguarda proprio la raccolta differenziata che si svolge all'interno dell'Interland comunale, e poi forma anche il cittadino sulle modalità ovviamente corrette con le quali devono essere espletate le attività di raccolta differenziata nelle singole abitazioni. Il 2014 si può definire l'anno della svolta nella raccolta differenziata a Cosenza, che nel mese di luglio ha superato il 50%. Ma cosa ne pensano i cittadini e come percepiscono la necessità di fare la raccolta differenziata? Un po' di disagio, ma bisogna farlo. Ci sono molti vantaggi perché prima di tutto si vede pulizia. Per le strade si vede molta pulizia, questa è la cosa principale. Importantissimo per il futuro dei nostri figli. È un atto di civiltà assolutamente necessario. L'anno 2015 si apre sotto i migliori auspici. Cosenza ha raggiunto il 60% di raccolta differenziata ed è diventata un modello da imitare. Il sindaco Mario Chiuto ha le idee chiare. L'obiettivo da perseguire è rifiuti zero. Una bella scommessa per la città di Cosenza, ma viste le percentuali da cui si è partiti nel 2011, forse non è così impossibile che questa bella fiaba possa avere il suo meritatissimo lieto fine.